Ciao ragazzi, appena tornato da Milano, nel buio di Brescia, facendo gli ultimi passi prima di arrivare a casa, dove potrò distendermi nel letto e cercare il sonno in una notte così amara. L'Inter perde 1-0 la finale di Champions League contro il Manchester City, quindi diciamo che il pronostico è stato rispettato, i marziani del City hanno battuto l'Inter, che ha fatto un cammino incredibile e anche oggi ha fatto una partita straordinaria per atteggiamento e per gioco, cioè siamo giocati veramente alla pari, abbiamo avuto 4-5 occasioni ghiotte, ci sono certe cose che nel calcio sono veramente crudeli e ancora una volta per una sbatta addosso a Lukaku in un tap-in a 1 metro dalla porta e ci sono certe cose destinate a essere così nel calcio e fa male sicuramente. Perché quando arrivi lì veramente a un passo e ti giochi alla pari una partita che per la maggior parte delle persone doveva essere senza storia, allora lì fa veramente male e non essere riusciti, insomma, a coronare un sogno veramente quasi impossibile. Sarebbe stata una vittoria, penso, una delle vittorie più incredibili della storia di questa competizione. Però questi ragazzi per il cammino fatto, anche per la partita di stasera, ma in generale per il cammino fatto, cammino europeo fatto, meritano di essere ricordati. Chiaramente i cammini più belli, più gloriosi vengono ricordati quando c'è una vittoria, però per quello che hanno fatto questi ragazzi, veramente molti pagati 0 milioni, molti venuti in prestito, una squadra insomma tirata su anche con difficoltà, con tutte le difficoltà societarie. L'Inter ha dimostrato veramente di non morire mai, una squadra che è stata contestata per gran parte della stagione, anche giustamente per i risultati che non sono arrivati in campionato, è riuscita a portare ad arrivare in finale di Champions, a vincere 2 trofei, a giocarsi la finale di Champions fino all'ultimo respiro. Chiaramente fa male, l'ho detto, al fischio finale penso di aver pianto un quarto d'ora guardando il vuoto, perché rimane appunto un vuoto dentro fortissimo. Detto questo, sempre forza Inter. Io credo che veramente l'anno prossimo bisogna ripartire con Inzaghi, ringiovanire un po' la squadra, perché è una squadra che comunque è piena di giocatori anziani che comunque sono in dubbio se appunto si potranno riconfermare le grandi stagioni fatte quest'anno. Vedi Acerbi, Mkhitaryan, Dzeko. Quindi una rosa che va ringiovanita e rafforzata. Il prossimo anno deve essere imperativo vincere lo scudetto, vincere la seconda stella, alzarla in faccia alle merde milaniste, che chiaramente oggi festeggiano, ma poi guarderanno in faccia la realtà, o probabilmente già l'hanno fatto per quello che festeggiano, e si renderanno conto che quest'anno hanno vinto 0 trofei, noi due sono arrivati dietro anche in campionato, alla qualificazione di Champions è arrivata, in Champions è arrivata di cartone, sono stati umiliati in Champions da noi, in una semifinale che comunque rimarrà nella storia, hanno perso 4 derby su 5, quindi ci sta che sfottano, però diciamo che è un po' quel diritto di parola, sia loro che quelli che invece tra processi e penalizzazioni forse giocheranno la Conference League, ma probabilmente neanche perché non faranno neanche le coppe europee. Però ci sta il calcio, anche io mi divertivo a sfottare la Juve quando l'Inter faceva cagare e la Juve perdeva le finali, quindi ci sta. Nient'altro da dire. Grazie ragazzi, grazie per averci fatto sognare. Adesso non facciamo sì che quello fatto vada perduto, sia un punto non d'arrivo ma di partenza per l'anno prossimo, per i prossimi anni. Cerchiamo di dare il meglio, fare il meglio possibile nelle coppe e vincere lo scudetto, penso che questo debba essere l'obiettivo per il prossimo anno assolutamente. Sempre forza Inter, grazie ragazzi ancora.